Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e come ogni martedì esce un nuovo video delle Makeup Angels, quindi un video che riguarda me, Fabiana e Elisabetta. C'è stato uno scioglilingua, ma va bene, fa lo stesso. Mi scuso per i capelli, ma li devo sistemare questa settimana e quindi fanno cagare. Per la serie Makeup Anni e via dicendo, questa settimana siamo arrivati agli anni 90, quindi io direi di fare uno smokey eye molto carino, semplice ovviamente perché lo faccio io, quindi è semplice. Oggi ho messo il correttore sugli occhi e andrò a utilizzare la Glam Palette di Natasha Denona, che io adoro. E quindi iniziamo. Per prima cosa voglio mettere una base nera. Non voglio fare con la matita o altro perché non so se mi riesce, quindi inizierò a mettere una base nera proprio all'attaccatura delle ciglia. Spero che così avvicinandomi si veda qualcosa. Non aggiungo prodotto, ma cerco di alzare questa parte sempre con il prodotto messo nel pennello e quindi vado a sfumare il tutto. Io lo faccio così perché sinceramente è come lo so fare io, non è che non sono brava, nel senso non faccio smokey eye perché sinceramente non sono dei makeup che faccio di solito, ma a me piace tantissimo sbizzarrirmi nel makeup tutto colorato, delle cose così. Allora vado a prendere un beigiolino e vado qui a fare una sfumatura. Cercherò anche di alzare un pochettino la mia, diciamo, palpebra, perché avendo anche un occhio incappucciato non si vedrebbe bene uno smoking. Allora, di norma l'apertura mi piace così, per me va bene così. Vado ad aggiungere un po' di nero, sempre iniziando dall'attaccatura e poi salendo piano piano. Ovviamente ditemi di che anno siete e volevo sapere se tipo vi truccavate in questa maniera oppure qualcosa di più semplice. Adesso vado a mettere un colore chiaro e vado a sfumare questa parte. Ditemi come vi truccavate e tutto, perché sono molto curiosa. Io ad esempio non mi truccavo, oltre che ero piccola, io le rare volte che mi truccavo erano per cerimonie e poi alla fine mi truccavo proprio mi truccavo per cerimonie, proprio l'essenza era per cerimonie, però mi piaceva, era una cosa che mi piaceva. Matita nera, prendiamo una matita nera ed ho questa qui di Astra, la mettiamo, prima la apriamo, la mettiamo dentro l'occhio. Sto usando le salviettine queste qui dell'Eurospin, fior di magnolia, fanno un profumo pazzesco. Allora, per adesso l'occhio lo lascio così, vado a fare l'altro occhio, vado a mettere il mascara, abbondante mascara, e noi ci vediamo dopo per la base. Allora, ho finito di fare tutti e due gli occhi, perché li faccio sempre tutti e due, ricordatevi.
e vado a mettere una base abbastanza luminosa che è questa qui di Kiko, la Holiday Gems Glow Elixir. Devo dire che lo sto utilizzando da un bel po' e mi sta piacendo, quindi volevo farvi vedere com'era. Guardate che luminosità. Devo dire che è molto molto carino come prodotto. Molto molto carino. Questo lo vado a mettere direttamente con la spugnetta, anche se dopo utilizzerò il fondotinta. Mi leviga tantissimo, veramente molto 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 levigante. Mi piace come effetto. Ricordate sempre che io la spugna la bagno, cioè io la lavo prima di utilizzarla. Non so che fare con i capelli, mi credete? Non so che fare. Vado a utilizzare il fondotinta, questo qui di Huda Beauty, che avete visto nel video haul, ve lo metterò qui sopra. Lo sto utilizzando, sinceramente, lo utilizzo per fare i make-up anche se sto a casa. Cioè, faccio dei make-up anche se non devo letteralmente uscire, però lo sto utilizzando e oggi ve lo faccio vedere. Guardate, questa è l'applicazione. E lo applico con la spugnetta. Lo è leggermente scuro, ma non fa niente perché lo andremo a stemperare proprio con la spugnetta. Allora, l'effetto non è che proprio mi piace perché il colore ovviamente è sbagliato, però almeno così riesco a utilizzarlo senza, diciamo, buttare il prodotto. Devo però cercare di provarlo direttamente con il primer che avevo anche acquistato. Almeno così lo utilizzo. Devi fare dei make-up semplici. Almeno così viene utilizzato e non viene sprecato o buttato il prodotto senza motivo. Questi sono gli sbagli che si fanno quando si acquista online e si acquista di fretta. Perché io quel giorno avevo una fretta, perché non mi ricordo, c'era qualche promozione. Sì, credo di sì. E avevamo discusso anche con la Lizzy per verificare proprio il colore adatto. Ovviamente i capelli bianchi sono i miei, non è un makeover. I capelli bianchi sono i miei, ci sono molto affezionati, infatti tornano sempre. Quando uno li tratta bene, cosa fanno le persone? Ritornano. E quindi questo è. Allora, ovviamente, se notate, il brufoletto che ho qui perché ho mangiato un po' di cioccolata rimane perché non lo copre e quindi andremo poi a mettere il correttore, quello della Essence. Ne ho due mostriciattoli. Lo facciamo stare un pochettino e poi lo andremo a sfumare. Dovete stare attenti quando prendete questo tipo di fondotinta perché io avevo visto varie foto e tutto e mi sembrava giusto. Invece, cannata proprio di quelle come si dice? Stratosferiche. Vado con lo spugnetto e tampono. Io non sono abituata ai brufoli. Ne ho poche niente. Vedete la differenza? È diventato bianco. Quindi adesso cosa facciamo? Prendo un po' di prodotto, lo metto nella spugnetta. Poi
Chi mi ha detto, dice, utilizzalo in estate, ti abbronzerai. Mi avete mai visto abbronzare? No, nel senso che già io non ci vado di mio al mare. Poi con questa situazione, pace amen. Va bene? Ok. Adesso andremo a mettere la cipria, questa qui di Elf. La metto soltanto perché voglio finirla, in poche parole. Allora, faccio le occhiaie perché sono molto evidenti. Il sonno in questi giorni non mi sta aiutando per niente. Utilizzo la spugnetta per non sporcare altre cose, sinceramente. Poi voglio una cosa veloce, veloce. Per quanto riguarda la cipria, vi stavo dicendo, sto smaltendo alcune cose, quindi utilizzo questa proprio perché ha tanto che è aperta e quindi vorrei utilizzarla. Di norma non ci faccio nemmeno caso, prima non ci facevo nemmeno caso, nemmeno adesso devo essere sincera. Però, visto che ho un bel po' di prodotti da utilizzare, preferisco far sì. Metto il correttore per illuminare, far sì che possa utilizzare più prodotti e anche nel farveli vedere. Quindi se metto sempre le stesse cose, voi non riuscirete a capire, diciamo, a visionare cosa vi potrebbe piacere e cosa no. E quindi per oggi farò questa perché devo smaltirla. Poi inizierò a utilizzare altre cose. Allora, utilizzo la cipria di Elf. E la utilizzo proprio direttamente con la spugnetta, così ho una copresa maggiore. Io ho visto molti make-up per quanto riguarda gli anni 90 che hanno una base perfetta e luminosa, e quindi è quello che andremo a fare noi. Ecco cosa succede tutte le volte che si tocca una cipria. Allora, andiamo a prendere il pennellozzo della cipria e andiamo a togliere l'eccesso. Poi mi piace l'odore della cipria. Allora, andiamo a sistemare adesso gli occhi e andremo a riprendere il marroncino che abbiamo utilizzato nella parte di sopra, lo utilizzeremo nella parte di sotto. Quindi un marroncino chiaro, utilizzeremo qua e lo andremo a sfumare. Non so voi, ma a me questa palettina piace tantissimo, riesco a fare un bel po' di look. Mi piace veramente tanto, proprio come si sfumano gli ombretti, la pigmentazione che hanno, veramente mi piace tantissimo. Adesso andremo a mettere un punto luce. E vado a mettere in a corner un punto luce molto molto luccicoso. Non metto il mascara nella parte di sotto perché già si sono sporcate le ciglia e quindi a me piace così, non mi piacciono troppo definite perché poi mi sporca anche la parte di sotto e non mi va. Per quanto riguarda il viso, andrò a utilizzare la palettina di Kiko e vado a utilizzare questo che è un blush barra terra perché è un pennello, come si dice? È un ibrido per me. Sembra tra il blush e una terra. Non lo so se voi avete questa percezione, non lo so. Quindi
lo utilizzo così. Poi ovviamente andremo a illuminare. Poi la cosa che faccio sempre, aspettate che metto un po' di blush, questo qui, proprio qui davanti. Poi, come illuminante, andrò a mettere questo. E andrò a mettere qua sopra. Scusate, non si vede niente. Questo stavo dicendo, lo vado a mettere qua sopra, sul naso e anche nel sotto sopracciglio. Poi adesso andiamo a fare le labbra. Per quanto riguarda le labbra, io ho notato in alcune fotografie che le labbra andavano proprio sul nude, base scura al di fuori delle labbra e poi un nude chiaro all'interno. Io utilizzo questa qui di Avon che si chiama Simply Spice ed è una Ultra Glimmer Stick. Quindi andiamo a fare il bordo. Aspettate, prendo lo specchiatuolo per colorino. E poi come rossetto vado a mettere questo qui Black Bite di Nabla. Andava proprio questo effetto della parte, diciamo, scura di fuori. Bene, questo è il look finito. Ovviamente mi scuso per i capelli, ma diciamo, questa è la mia proposta. Ovviamente questa è la mia forma per quanto riguarda lo smokey eye, lo so, non è una cosa troppo particolare perché sinceramente so fare questo, però a me piace perché col fatto di fare questo tipo di make-up sto imparando tantissime cose. Quindi questa è la mia proposta per quanto riguarda anni 90. Ditemi cosa ne pensate, se vi piace proprio l'effetto delle labbra così. Non vedete la matita, ma perché ho avuto la tramontana sulle labbra e quindi non mi viene bene proprio perché un pochettino mi dà fastidio, mi fa solletico, sinceramente. Ditemi cosa ne pensate anche per quanto riguarda la mia base, se vi piace. E niente, che dirvi? Io ovviamente sono molto curiosa di andare a vedere cosa hanno proposto le altre due Angels, quindi andiamo a vedere subito cosa ha fatto Fabiana e Betty. E io vi do l'appuntamento, se non mi sbaglio, proprio se ho sentito bene, se abbiamo organizzato bene, per sabato, per un make-up speciale. Quindi rimanete sintonizzati nei nostri canali. Giù nell'info box troverete i video delle altre due Angels e io vi mando un grossissimo bacio. Mua! E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!